Buonasera e benvenuti in questa nuova parte su Pokémon Fire Ash. In questa parte esploreremo e completeremo l'isola Ascorbia, Ascorbia Island appunto. E per fare ciò direi di iniziare subito ad esplorare questa isola. Ci siamo arrivati giusto nello scorso episodio. Questa ragazzina vuole crescere per spegnere gli incendi, va bene. Ci eravamo arrivati alla fine dello scorso episodio dove avevamo battuto il capo palestra Rudy nell'isola di Trovita. If you ever get in a fire, this will help. Appunto, se ti troverai in un incendio, questo ti aiuterà. C'è da burn ale, ovvero antiscottatura. Poi credo che non ci sia più niente su quest'isoletta. C'è questa casetta. Salve. Il capitano Aidan o Aidan fa davvero un gran lavoro a crescere i suoi Pokémon come dei pompieri. Infatti qui non c'è più nulla. E infatti se andiamo qui sopra, troviamo, guardate qui, un sacco di Squirtle, Blastoise, eccetera. Il capitano Aidan è lui appunto. Uno dei miei Wartortle preferiti è scomparso. Ha una sciarpa. Non puoi non riconoscerlo. Ok, dovremo evidentemente trovare il suo Wartortle scomparso. Qui dentro ci siamo già entrati, non credo. Ah sì, c'era la bambina, sì. Perfetto, a questo punto possiamo andare nella parte nord dell'isola, dove possiamo vedere tutti i suoi Pokémon pompieri, tutti fieri, tranne il Wartortle che si è perso. E bisogna andare quassù, per forza. Abbiamo il nostro Snorlax davanti e direi di andare. Allenatrice? Sì. Si sta allenando per diventare una pompiera, o meglio un pompiere, non penso esista la parola pompiera in italiano. Ok, contro Golduck. Useremo Heartwake. Si è boostato, si è boostato il signorino. Ok, va bene, morirà comunque anche se si è boostato. Ottimo. Un altro Golduck, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Bulbasaur. Proviamo la sua Energy Palla. Potrebbe morirci Bulbasaur perché probabilmente un attacco di tipo psico di Golduck potrebbe ucciderlo. Ok, idropompa fortunatamente la fallisce. Energy Palla gli fa abbastanza male, sono contento di questa Energy Palla. Idropompa la regge, bene. Ottimo. Un altro Golduck, beh, lasciamo Bulbasaur. Magari prende livello 50, no, non potrà mai prenderlo nella vita proprio. Oh, ok, one shottato lui. Un altro Golduck, sì, a questo punto cambiamo Pokémon. E rimandiamo Snorlax oppure Lapras. No, mandiamo Snorlax, dai. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di iscrivervi al canale, condividere questo video, la serie che sto facendo, se vi piace questo gioco, con i vostri amici che amano Pokémon e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Headbutt va bene, e un'altra headbutt. Perfetto. Ok, già che ci siamo andiamo a curarci subito il Bulbasaur, dato che è stato picchiato male già alla prima allenatrice. Ok, curiamoci. Nel frattempo ho iniziato anche Coromon, che non so se probabilmente avete già visto su questo canale all'inizio di quella serie, e devo ammettere che non è niente male quel gioco. È una sorta di clone di Pokémon, ma è molto molto bello. Ok, Paras non ci interessa. Via. Vi ricordo anche che sto cercando di fare un Living Dex in questa Acrom, o meglio in questo Pokémon Fun Game. E qui potrei trovare dei Pokémon interessanti da prendere. Potrei davvero trovare dei Pokémon interessanti. Se dovessi trovare un Pokémon che mi manca, ovviamente lo catturiamo. Sfida in doppio. Emily e Ralph. Spacca tutto? Proprio lui? Ah, però, eh. Ah, però. E questi se hanno veleno punto è un problema. Io non posso usare Earthquake. O meglio, posso usare Earthquake su tutti. E sostituire Pikachu con Charizard. Così che posso usare poi il massimo lanciafiamme per eliminare loro. E sì, questo lo regge tranquillamente Charizard. Anche il suo Tackle.
appunto non ha effetto su Charizard, mentre su di loro fa discretamente male. E poi direi di usare un altro terremoto e continuare così. Usare magari un Dragon Breath su Maria, così da eliminarla prima che possa attaccare. Perfetto, esperienza a tutti. Un'altra azione che non ci fa nulla. E un bel terremoto. Addio, Tony. Cute, cool, bravi. Sapete dire solo una parola. Ok, proseguiamo. Un altro Paras. Stiamo avendo un po' di sfiga. Qui mi sa che c'è un Pokémon che non abbiamo ancora catturato che potremmo trovare, eh? E non è nemmeno così raro in teoria. Ma Beedrill ce l'abbiamo già. Anche se un Beedrill al 38 non è malaccio. Ma non combattiamolo. Ah, ho detto non combattiamolo perché potrebbe avvelenarci. Ma mi sono ricordato poi che Snorlax non può essere avvelenato. La sua abilità è proprio quella. Go easy on me. Che sei Adele? Ok, Gulzar, che nome strano. Contro Gloom, interessante Gloom. Usiamogli un Body Slam sperando di paralizzarlo. Lui sta per usare Solar Raggio, però il nostro Snorlax ha molta difesa speciale, quindi sapevo che l'avrebbe retto senza problemi. Ok, battuto. Diamo una curatina, anzi cambiamo direttamente Pokémon a questo punto, mettendo avanti Lapras. Ecco fatto, e andiamo avanti. Aha, Tracy, ve lo ricordate? È comparso in uno dei primi episodi di questo Orange Island, è sempre lui. Oh, hey Glacial, non è fantastica questa foresta? Ci sono così tanti Pokémon qui. Sì, ne fosse uscito uno di quelli che mi manca, sarei stato più contento. Venonat. Vai Lapras. Ice Beam. Tackle, va bene. Un altro Ice Beam. Poi Scyther. Scyther è volante. Quindi in teoria Ice Beam dovrebbe essere super efficace. Oppure fa il paio con elettro. No, ok, super efficace. Con coleottero volevo dire. E annulla la super efficacia. Però no, è super efficace. Bello, bello Lapras. Meryl contro Meryl. Andremo a Bulbasaur. E Energy Palla. Addio Meryl. Livello 50 per Bulbasaur, ottimo. Cosa dici ora? Il tuo team, la tua squadra è fantastica, Glacial. Grazie, Tracy. Possiamo andare avanti a cercare quel Wartortle, no, perché incontriamo un altro allenatore, un fanta allenatore. Ted, o Tad. Con Poliwrath. Ok, questo mi potrebbe fare male. Cambiamo subito Pokémon e mandiamo Pidgeot. Ok, Pistolacqua, va bene. Volo. Ice Beam lui. Aia. Questo farà male, sì. Ah, me l'ha congelato, vabbè, questa è sfiga, ragazzi, purtroppo. Sfiga totale. Allora, proveremo a mandare Charizard. Dai, facciamo l'azzardo. Mandiamo Charizard. Sperando che lui usi ancora geloraggio. Esatto, buono. Ha pure colpo critico. Ok, Air Slash dovrebbe finirlo. Buono. Ah, lui aveva solo questo Pokémon, era discretamente forte, tra l'altro. Diamoci una passata di super pozioni a Snorlax. Ok. E poi rimettiamolo in testa alla squadra. Altro allenatore lì. Però è un avventuriero, quindi può darsi che Snorlax non vada molto bene. Beh, sia Pokémon tipo roccia, in realtà. Ah, non posso. Che palle, dai! Oh. Un terremoto gli farebbe molto male. Vediamo chi ha, eh. Ethan. Ah, un Magneton. Ok, spero non abbia levitazione. Se non ha levitazione, questo lo distrugge. Ok, non ha levitazione, buono.
Magnemite, lasciamo lui. Altro Earthquake. Questi continuano ad avere sto cacchio di vigore che rompe le palle. Ah, me lo paralizza. Vabbè, questa è sfiga, ragazze. Questa è proprio sfiga. Chi è che ora Magnemite? Cambia un Pokémon, altrimenti qua ci siamo troppo tempo, ma andiamo Charizard. Ci sono dei lanciafiamme pronti per questi fastidiosi Magnemite. Vai. Jolteon, sì, cambia un Pokémon. E sarebbe giusto mandare Snorlax in teoria. Però non possiamo perché è paralizzato. Lasciamo a questo punto Charizard. Probabilmente lui sarà più veloce e noi proviamo con Terremoto. Ok, ci ha paralizzato. Male. Questo ci uccide. Sì. Sì, sì. Sono stati sfigati con la paralisi. Ci siamo beccati la paralisi. Mandiamo comunque Snorlax. E proviamo a fare un Terremoto sperando che non rimanga paralizzato. Ok, non rimane paralizzato. Buono. Un Headbutt. Buono, dai. Snorlax ci ha tirato fuori dai guai. Vuole imparare Belly Drum? È quello che... Sì. The user maximizes its attack stat in exchange for HP equal to half its max HP. Praticamente ti togli metà vita e il tuo attacco schizza le stelle. Non è male, non è male per niente. Al posto di Mega Punch lo insegno. Il problema di questo Snorlax è che è lentissimo. Tauros, cambia un Pokémon e mandiamo Pikachu. Aia, questo però mi ha diminuito l'attacco, infame. Allora usiamo Electro Ball, speciale. Ah, però. Wild Charge, via. Ok, not bad, not bad. Mi hanno disintegrato. Vediamo chi troviamo. Eccolo il Pokémon che avrei voluto catturare. Psyduck. Sir Psyduck, che ne dice di... far sittare da un headbutt che non dovrebbe ucciderlo. Niente, è morto. Sei scarsissimo, Psyduck, mi spiace per te. Allora, diamoci una curata leggera. Paralyzer. Via. Abbiamo anche un antigelo, non credo. Ah, un Oberneal. Usiamo questi Berry Juice. Tanto ce l'abbiamo. Perché non usarli, no? Ecco fatto, via. E una super pozioncina su Pikachu. Ok, gli altri dovrebbero andare bene così. E entriamo in questa casetta. Di nuovo il Team Rocket, che sta tenendo in ostaggio quel povero Wartortle. Tutte le volte vieni e provi a rovinare i nostri piani, ci dice Jesse. Questo Wartortle è nostro ora. Lo daremo al capo. Beh, se vi sconfiggo o no. Arbok contro Snorlax. Se questo Arbok non farà una bella fine. Per l'appunto. Weezing, lasciamo in campo Snorlax. Se non ha levitazione, questo muore. Ok, ha levitazione, va bene. A questo punto usiamo Body Slam e speriamo nella paralisi. Però inizia a farci missare gli attacchi, non va bene. Sì, quante volte vuoi usarmelo, Smokescreen, per favore? Però non può avvelenarmi lui. Ok, qua è giunto il momento di cambiare Pokémon, perché mi ha usato troppe volte Smokescreen. Manderemo Bulbasaur. Tackle, va bene. Pure critico, infame. Leech Seed. E iniziamo una battaglia di resistenza. Poi Energy Ball, non dovrebbe fargli molto in realtà perché non è molto efficace, però gli ha fatto parecchio. Ok, ci diminuisce la precisione. Ma non è un problema, perché noi ora gli facciamo un altro Energy Palla. E niente, la missa, giustamente. Un altro colpo critico mi ha fatto, sbaglio.
Cioè, quanto bisogna essere stronzi? Via, muori. Weezing. Lickitung, cambiamo Pokémon e mandiamo Lapras. Dai, deve combattere anche lui. Contro Lickitung userà un Ice Beam. Ah, però, che danno. Non paralizzare. Non ho fatto manco in tempo a dirlo, guarda che mi ha paralizzato. Usiamo Surf. Buono, muori. Sono davvero sfigatissimo con i problemi di stato in questo episodio. Victreebel. Contro Victreebel io lascerei Lapras. E se ci va bene, muore con Ice Beam. No, Razor Leaf. No, bello regge, dai. Niente. Niente, è stato paralizzato. Mi spiace, Lapras. Mi spiace, ma la sfortuna ti ha colpito. Mandiamo Pikachu. Con Wild Charge. Guardate, pur non essendo molto efficace, quanto danno gli ha fatto. Via, Wild Charge di nuovo. Ok. Ed esplodono via. Oh, attenzione, l'edificio è in fiamme. Andiamo via di qui finché possiamo. Wartortle, Water Gun, arriva il Capitan Aidan. Grazie per aver trovato Wartortle. Spero che non ti sia ferito nell'incendio. Wartortle e io stiamo per tornare a casa nostra. Vienici a trovare. Andremo a trovarlo. Prendiamo questa TM89 U-Turn. E lasciamo davanti Snorlax. Se troveremo di nuovo Psyduck, tornando indietro, lo proviamo a catturare. Niente, Paras non ci interessa. E non vogliamo nemmeno provare a batterlo, Paras, perché potrebbe avere spargispore o altre stronzate di quel tipo che ti avvelenano, paralizzano, eccetera. Eccolo Psyduck. Il problema è che muore con qualsiasi attacco. A meno che mandi Bulbasaur. Con Parassisseme e Tossino. No. Parassisseme. Tac. Vai. Missato. Perfetto. Dai. Bravo. Ok, intanto iniziamo a recuperare vita. E Toxic. Per aumentare la probabilità di cattura con il veleno. Ok. E poi tiriamo Nina Ball. Vai, Pokéball. Peccato. Idropompa dovremmo reggerlo, alla fine viene da uno Psyduck. Niente di che. Poi, Parassisseme più veleno lo corrodono dall'interno. Quindi altra Pokéball, vai. Preso? Ottimo. Altro Pokémon che si va ad aggiungere al nostro Living Dex. Psyduck. No, grazie. E torniamo al centro Pokémon appena riusciamo. Un altro Paras. Abbiamo sia Paras che Parasect, quindi non ci interessa minimamente prendere questo Paras. Ed escono solo Paras. Niente, continuano ad uscire. Vediamo cosa esce. Vabbè, un Butterfree, non è male. Questo non sarebbe male, in realtà. Da buttare giù. Sono tanti punti esperienza, eh. Via. 1000 punti esperienza, buttare via. Ok. Siamo quasi arrivati al centro Pokémon. Siamo stati... Bello anche questo Beedrill da buttare giù, eh. Vai. Fa male, purtroppo il nostro Snorlax è la natura che gli abbassa la difesa. Con le nature siamo sempre abbastanza sfigati in questa run. Infatti gli attacchi fisici li sente tantissimo. Eccoci qui. Prima di andare al centro Pokémon andiamo a parlare al nostro capitano Aidan. Eccolo qui con il suo Wartortle fiero. Grazie per avermi aiutato con Wartortle. Ecco una ricompensa. Yellow Scarf. Buono. Cos'è che fa la Yellow Scarf di preciso? Che non ricordo.
boost the tough aspect of the holder in a contest. Serve per le gare. Le gare Pokémon. Ok, ecco perché non me lo ricordavo, non ho mai approfondito quella parte. Andiamo a curarci i Pokémon. Ecco fatto. Tra l'altro queste persone non avevamo imparato, vero? Questo non è da dove tutti quegli Squirtle siano venuti. Ok. Va bene. Non dicono niente interessante parlando del Capitano Aidan e dei suoi Squirtle e War Turtle. Detto ciò, noi ora possiamo andare a Kumquat. Stiamo proseguendo appunto la nostra avventura nelle Orange Island, ma per questo episodio è tutto. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!